Filosofia per me significa studiare il pensiero, studiare l'uomo e avere una miglior conoscenza su quello che è la vita e il significato delle cose. Che significa studiare la Tor Vergata? Significa studiare in un luogo perfetto per affrontare queste tematiche e per affrontare al meglio. Più che spiegare perché bisogna iscriversi al corso di laurea in filosofia o perché sia possibile studiare filosofia, forse oggi è necessario spiegare e dire perché si può studiare all'università, perché si può studiare in un corso di laurea umanistico e soltanto in terzo luogo perché si può decidere di studiare filosofia. Ho scelto Tor Vergata perché aveva un indirizzo che mi interessava particolarmente, ma anche perché me ne avevano parlato e mi avevano raccontato qualcosa che ritenevo abbastanza leggendario, cioè mi raccontavano di un ambiente familiare, mi raccontavano di una valorizzazione umana oltre che culturale, ed è l'aspetto che poi ho ritrovato effettivamente, che ho sperimentato. E che mi ha anche sorpresa, perché al di là di quello che mi veniva detto, ho ritrovato qualcosa di ancora più grande e di ancora più bello. La differenza che c'è tra Tor Vergata e le altre università, soprattutto nel corso di laurea in filosofia, è che qui non sei un semplice numero o un semplice libretto che deve essere firmato, ma sei una persona. In qualche modo durante gli esami riesci a dare il meglio di te perché i professori ti mettono nelle condizioni di dare il meglio di te. È un ambiente di collaborazione, di sostegno, ma anche di promozione proprio fra studenti e professori, che francamente mi sembra eccezionale e che credo sia anche il segno della filosofia incarnata, se vogliamo. Tutta la bellezza portata della filosofia viene amplificata e riesce a trovare anche un senso pratico maggiore. Perché i giovani possono essere maggiormente attratti? Perché a mio avviso in questo momento la società ha la tentazione dell'appiattimento. Un giovane che si interroga in maniera esplicita, no? In maniera esplicita sulla produzione di senso, su che cos'è il senso, credo che senta l'esigenza di spingersi in una dimensione più radicale che lo liberi anche da prospettive appunto di appiattimento. Se torniamo agli antichi filosofi, Socrate, che nell'Agorà, no, stava là, perché laddove tutti erano tranquilli, lui andava a mettere il seme dell'inquietudine. Il filosofo in questa ottica diventa la sentinella dell'umanità. Mi aspetto che tutte quante le abilità che sono riuscito a scoprire, mettendomi in gioco personalmente, perché poi quando uno affronta dei testi filosofici si studia degli autori, ma studiando l'uomo studia in qualche modo qualcosa che gli appartiene nel profondo, e quindi ho scoperto delle abilità, delle attitudini che non mi immaginavo di avere e che sono sicuro che nel futuro mi porteranno tante cose belle. La dimensione piccola di filosofia Tor Vergata ha anche questo vantaggio, il vantaggio di un rapporto personalizzato con i ragazzi. Si dice che la cultura non fa mangiare, si dice che è inutile, si dice che è possibile guadagnare molto di più anche senza studiare. Forse sono cose vere sul momento, sono vere per qualche giorno o per qualche mese, ma in prospettiva uccidere la cultura significa cancellare ogni possibilità di pensiero critico, ogni possibilità di sviluppo e soprattutto ogni possibilità di vivere in maniera più consapevole e più umana. A chi sta per iscriversi, gli direi che
sta per iniziare un'avventura magnifica. Per chi vorrebbe iscriversi e ha ancora dei dubbi, vorrei poter togliergli qualsiasi dubbio, perché filosofia ti dà una preparazione che non scade. Quello che impari a filosofia è molto più prezioso. Come si dice, un diamante è per sempre, ecco, anche la filosofia è per sempre.